Ma questa parte del porro, questa qui, la buttate via? No, ci si può tenere un altro porro pronto da mangiare. Passo 1. Quando tagliate il porro in cucina, tenete da parte il fondo. Passo 2. Appoggiatelo in un bicchiere e mettete un pochino d'acqua senza coprirlo del tutto. Passo 3. Aspettare qualche settimana cambiando l'acqua ogni 2-3 giorni e guardate che meraviglia. Abbiamo un altro porro da poter affettare e farci un bel sughino. Se volete farlo crescere ancora un po', lo prendete e lo mettete in un bel vaso con il terriccio, così, e tenete annaffiato, che fra l'altro prima di mangiarselo è anche bello da vedere.